Allora, stasera è una serata speciale in quanto avremo tra noi un testimone importante di come si possa sperimentare l'abbraccio di mio padre e i doni preziosi che ci si può concedere. Allora, prima di presentare il nostro testimone, è importante farvi questa introduzione per chi non lo sapesse. 17 maggio 1972. Un delitto che ha segnato la storia del nostro paese. Mentre il commissario Luigi Calabresi usciva dalla sua casa di Largo Cherubina a Milano, veniva ucciso a bruciapelo, alla schiena e alla testa, da militanti di Lotta Continua. Erano i tempi bui dell'eversione, quando in nome di un'ideologia si sparava e si uccideva, cercando di far fuori quelli che non solo all'interno delle istituzioni dello Stato venivano visti come nemici per l'attuazione del proprio piano. L'idea stessa di democrazia, di bene comune, erano stati cancellati, perché la persona, l'uomo, con i suoi sentimenti, pensieri, desideri, non esisteva più. Al momento dell'uccisione, la moglie del commissario Calabresi aveva 25 anni, due bambini piccoli e un terzo in arrivo. E mentre buona parte dell'opinione pubblica continuava a diffamare la figura del marito, accusato ingiustamente dell'omicidio dell'anarchico Giuseppe Pinelli, lei decise che poteva ricominciare a vivere una vita normale. Ecco, con noi stasera c'è la Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi, e qui per testimoniarci che c'era già allora qualcosa su cui ricominciare, e questo è importante, la fede, il grande dono. Cioè, stasera la Gemma Capra è qui per testimoniarci questo. Allora, noi procederemo con ordine, in quanto questa testimonianza della signora Gemma si svolgerà come un'intervista. Quindi questa volta non è come le altre volte, mi dovete sopportare per tutta la serata, nel corso della quale io ne rivolgerò delle domande che man mano serviranno a delineare il cammino di fede che lei ha fatto e aiuteranno voi che ascoltate a sentirvi partecipi e a rivolgere delle domande di approfondimento. Le testimonianze infatti mettono in relazione diretta chi testimonia con chi ascolta e portano ad un arricchimento reciproco se la relazione che si stabilisce è di reciproca accoglienza. Grazie. Una piccola parentesi non prevista. Nell'introduzione abbiamo parlato della signora Gemma come madre di tre figli, oggi è anche nonna, e quindi facciamole un applauso come noi, facciamo un applauso a tutti noi. Allora, nel momento della prova, del dolore, signora Gemma, si è sentita sola? Intanto buonasera a tutti. Io per rispondere a questa domanda devo partire da quel 17 maggio 72, la mattina in cui uccisero Gigi. In casa lo chiamavamo Gigi. Suonano alla porta e comincia ad arrivare un vicequestore che dice l'hanno ferito a una spalla. Poi arriva un amico di papà che abitava proprio di fronte a casa mia. Dice, lo stanno operando, non preoccuparti. Poi arrivano dei poliziotti, c'è tutto un movimento, persone che... A un certo punto arriva il mio parroco. Allora io chiedo di essere portata all'ospedale, ma... Il vicequestore mi dice, no, dobbiamo aspettare notizie. Vedo che tergiversano, ci sono gli sguardi che si incrociano. E comincio a pensare che ci sia qualcosa di più che una ferita alla spalla.
Allora prendo il mio parroco per le spalle e gli dico: Don Sandro, dimmi la verità. Ecco, io quello sguardo non lo dimenticherò mai più. Lui era pallidissimo. Ci guardiamo negli occhi e mi è sembrato un tempo dilatato, lunghissimo. E con il solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono, mi dice: è morto. Ecco, io mi accascio sul divano con un dolore che è un dolore lancinante, che non è solo un dolore dei sentimenti, un dolore spirituale, è anche fisico. È lo smarrimento totale. È guardarsi intorno e vedere che ancora quei soprammobili comprati insieme sono lì, ma svuotati, senza più nessun valore, nessun significato. E sentirsi abbandonati. Ecco, è molto difficile tradurre in parole quello che si prova in un momento simile. Ma mentre sono lì, in quel momento, su quel divano, piano piano io sento dentro di me arrivare una forza. Mi sento come se non ci fosse più nessuno intorno a me, tutto silenzio, ovattato. Non davo più retta a nessuno, c'era la porta, il campanello della porta che suonava, la gente che entrava. No, io ero altrove. È una sensazione incredibile, ma mi è capitata. E sento piano piano proprio una forza dentro di me, sento che qualcuno è corso in mio aiuto. Sento una grande pace e percepisco di non essere sola. Ecco, io in quel momento ho ricevuto da Dio il dono della fede. Al mio parroco, che era lì vicino, che mi teneva la mano, ho detto: recitiamo una preghiera per la famiglia dell'assassino, perché il loro dolore sarà molto più terribile, più straziante del nostro. E insieme abbiamo recitato un'Ave Maria. Ora voi pensate, se a 25 anni amavo la vita, ero giovane, mi piaceva ballare, avevo tutti i dischi dei Beatles, avrei potuto da sola dire una cosa del genere, recitare quella preghiera con amore, se non fosse stato Dio che in quel momento testimoniava attraverso di me. Io questo l'ho sentito forte, l'ho capito. E ho pensato che se mi chiedeva questo, vuol dire che la mia vita doveva essere diversa. La mia vita non era quella che avevo immaginato o sognato. Ma sentivo che non sarei stata sola e che Dio mi avrebbe dato la forza. Io venivo già da una famiglia molto religiosa, le preghiere, tutti i giorni le preghiere, la messa la domenica, crescendo, il volontariato, ma era quasi, non era una scelta mia, era quasi una religione per tradizione familiare. Da quel momento è diversa, la fede è un'altra cosa, è una mia scelta. È un accettare, dire: Signore, sono qui. Io penso che Dio vada in aiuto di tutti quelli che subiscono un'ingiustizia o che hanno una grande sofferenza. Non credo, sono sicura. Forse bisogna saperlo riconoscere e accettare, lasciarsi trasportare, lasciarsi coinvolgere, dire di sì, ma credere di non essere soli.
Naturalmente la fede non ti toglie il dolore, non ti toglie la sofferenza, ma la riempi di significati, non ti fa sentire sola, dà un senso alla tua vita. E poi mai pensare perché a me, allora perché agli altri, mai chiudersi. Quella sarebbe davvero un grosso guaio, chiudersi a vittima. Se apri la porta della sofferenza, io ho scoperto che non siamo mai soli e trovi anche molto di peggio. E così piano piano impari a farti aiutare e poi impari ad aiutare. E io sono convinta che attraverso la sofferenza si possa crescere, si possa maturare, si possa migliorare. E ho scoperto che la sofferenza, come la gioia, va condivisa. C'era una bellissima frase di una poesia che in questo momento mi sfugge, scusate l'autore, ma poi magari prima della fine della serata mi viene in mente, che diceva, è un poeta francese, non ti chiedo qual è la tua idea politica, non ti chiedo qual è la tua religione, ma solo qual è la tua sofferenza. Ecco, io mi ci sono ritrovata in questo. Perché la sofferenza veramente accomuna, ma se tu l'accetti ti fa crescere, ti dà forza. Ecco, ma allora, signora Gemma, lei non ha mai pensato davanti a quello che era accaduto a lei e suo marito, che il suo Dio fosse e sia un Dio ingiusto? No, non ho mai pensato che Dio fosse ingiusto. Noi siamo fatti di bene e di male, esiste il bene, esiste il male e siamo liberi di scegliere, nessuno di noi vorrebbe essere, non so, un burattino con i fili, per cui siamo liberi nelle nostre scelte e quindi può anche accadere che qualcuno ammazzi il proprio fratello, fa parte della vita. Ma a volte noi Dio lo pensiamo un Dio che si offende, un Dio che giudicatore, un Dio che bisogna trattare coi guanti. E solo perché noi lo vogliamo umanizzare, ragioniamo con la nostra testa di uomini. Ma Dio, io ho imparato a sentirlo solo come un padre misericordioso e ci accetta e ci ama. A qualunque condizione. Lei in parte lo accennava già prima, ma che peso ha avuto la sua famiglia d'origine, in particolare la figura di sua madre nell'educazione religiosa, ecco, nella presenza di Dio nella sua vita? Beh, io vengo da una famiglia appunto religiosa, sono la quarta di sette figli. Mamma era una donna straordinaria, con una fede fortissima. È una fede che viveva proprio nel quotidiano, in ogni suo gesto. Una fede fatta di esempio e di dialogo con tutti noi figli. Lasciandoci però spazio e lasciandoci la possibilità di discussione. Mamma faceva tantissimo volontariato. E ha smesso di farlo che aveva 91 anni. Ecco, l'aiuto enorme di mamma è stato di darmi sì la forza, di darmi la fede, di sostenermi, ma la cosa importante che io ho scoperta e che cercherò poi di fare con i miei figli, non si è mai sostituita a me. Io frequentando altre
familiari di vittime del terrorismo, ho scoperto come in qualche caso la cosa grave fosse stata che una madre si fosse sostituita alla figlia e quindi non l'abbia poi più fatta reagire, fatta andare avanti nel suo cammino. Invece mamma mi ha sempre fatto sentire che io avevo un ruolo di madre, era un ruolo importante, non potevo venire a meno. Ha voluto che io riprendessi il lavoro, ho fatto l'insegnante di religione per 31 anni. E quindi questo per me è stato un aiuto enorme. E ho poi imparato e ho cercato di dare ai miei figli che quando i figli hanno i problemi, noi non dobbiamo risolverli noi. A volte per eccesso d'amore lo si fa. Dobbiamo dargli i mezzi perché loro nella vita sappiano superarli. Quindi l'esempio, l'amore, la forza, la speranza, la fede soprattutto, ma non risolvere tutto noi al posto loro. Ecco, mamma era 2 giorni prima di morire, era in punto di morte, mi ha detto Cin Cin, perché mi chiamava Cin Cin perché io da piccola ero frizzante, le diceva come le bollicine dello spumante. E allora papà e mamma spesso mi chiamavano Cin Cin e mi ha detto scusa se non ti ho coccolato abbastanza quando sei rimasta vedova, se sono stata un po' dura, ma io pensavo che era l'unica strada, era l'unico modo per aiutarti veramente, per farti reagire e per non farti rinunciare a essere madre. Poi mi ha detto un'altra cosa, che è quella che mi frega, e cioè vai sempre a testimoniare, non smettere, così io non so mai dire di no perché mi sento sempre cin cin, vai a testimoniare. E quindi ogni volta poi dico sì. Però avevo anche un papà, io parlo sempre di mamma, papà quando si è sposato non era un credente, però ci ha insegnato. Ci ha insegnato l'onestà, ci ha insegnato la lealtà, ci ha insegnato il senso del dovere, che oggi non si deve più dire, ma secondo me io sono contenta che me l'abbia insegnato, e ci ha insegnato l'amore per il proprio lavoro. Ecco, poi mi ha insegnato il senso dello Stato, il senso delle istituzioni. L'amore per la propria patria, perché senza di questo si va allo sbando. Io lo dico ai giovani, soprattutto, perché dobbiamo metterci in testa che lo Stato siamo anche noi e quindi dobbiamo impegnarci. Soprattutto chi ha dei valori, chi crede, deve impegnarsi. Ecco, papà morirà con una fede meravigliosa che ha preso da mamma. E dandoci degli esempi meravigliosi, e posso dire che papà e mamma hanno fatto un cammino di fede che è durato tutta la vita. Poi avevo i fratelli, anche i fratelli e sorelle, io mi sono trasferita a casa dei miei quando è successo questo, anche perché è stato ucciso sotto casa. E dei fratelli giovani che andavano ancora al liceo, all'università, sono la vita, sono il futuro. E quindi ti aiutano a ridere, ti aiutano a guardare avanti. E sono stati molto importanti questi zii giovani per i miei figli. Ecco, mi veniva di pensare, meno male che la mamma, ricordando questo cin cin, ha permesso alla signora Gemma di, ecco, di rendersi disponibile per delle testimonianze. In questo giro ci siamo capitati anche noi, Anche noi. perché, ecco, voglio dire, non è stato così immediato. Diciamo che
da un'idea iniziale, poi mano a mano si è maturata questa possibilità che si è concretizzata stasera, di cui io sono molto grato alla signora. Ma non perché io non voglio andare a testimoniare, perché mi mette ansia, non è il mio mestiere parlare in pubblico, per cui ogni volta dico sì, poi dico perché ho detto sì, perché ho detto sì. Beh, diciamo poi che, sono contentissima dopo. Sì, non è venuto immediatamente, però è stata una cosa bella, perché con le cose che non subito si costruiscono, ecco, piano si piano. Costruiscono visto sicuramente. Visto che parlavamo di costruire. Ecco. Allora, un'altra cosa che ci riporta sul perdono, ecco, un'altra domanda che rivolgo alla signora Gemma, che ha voluto come necrologio per suo marito le parole di Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, cosa ha significato e cosa significa il perdono e a che punto si trova adesso nel cammino del perdono? Chi ha perdonato? Ecco, sofferenza, perdono, amore, fede sono tutti doni che Dio ci concede. Non si può sperimentare il perdono se non si è sofferto. E se si perdona, si ama, ci si rinsalda nella fede? Ecco, una domanda un po' bella, complessa, ma direi che in effetti sono tutte cose legate tra di loro. Devo dire che questa frase per il necrologio l'ha scelta mamma. Io penso che in quel momento non sarei stata in grado. Lei me l'ha proposta e insieme abbiamo pensato che in quel momento si doveva spezzare quella catena di odio e di rabbia che c'era in quegli anni con una frase d'amore: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quindi io ho accettato. Dopo anni, vi dico anni, non so dirvi quanti, ma parecchi, questa frase mi è tornata alla mente. È ritornata a galla e mi sono detta: no, è il momento che questa frase io la faccia mia, l'ho scritta, l'ho firmata, devo condividerla. Allora mi sono messa a pensare sul significato di questa frase e mi sono detta: ma perché Gesù sulla croce non si è rivolto ai suoi assassini dicendo: io vi perdono perché non vi rendete conto di quello che state facendo? Ma lui avrebbe potuto benissimo farlo, era Dio. Però io mi sono data questa spiegazione: lui era anche uomo e come uomo in quel momento soffriva il dolore fisico, soffriva per il tradimento, soffriva per l'abbandono e si rendeva conto quanto sarebbe stato difficile per noi uomini perdonare in una situazione del genere. Allora ci indica questa strada di chiedere a Dio di farlo lui al posto nostro, lasciando a noi il tempo del cammino. Io l'ho interpretata così. Sapeste come mi sono sentita liberata quel giorno? Perché ho detto: adesso posso cominciare a camminare. Perché io sapevo che non ce l'avrei fatta subito, però sapevo anche che il Vangelo mi insegnava quello. Come cattolica, come cristiana, io dovevo perdonare. È una cosa difficilissima, è una cosa lunga. Però sapere che Dio probabilmente l'aveva già fatto, quel perdono l'aveva già dato, sentendo che Dio mi amava e io potevo fare un cammino tranquillo, piano piano, questo mi ha dato forza, mi ha dato serenità, mi sono sentita libera. E io così ho cominciato a camminare. Ci sono dei momenti in cui ti sembra quasi di aver raggiunto l'obiettivo. Poi in altri momenti sono giornate un po' meno belle, più difficili,
magari figli che hanno dei problemi, ti capita di rileggere qualcosa dell'epoca e allora scivoli indietro. Però il cammino è un cammino positivo. Tu sai che quello è l'obiettivo. Più facile è perdonare chi ti chiede perdono, come nel caso nostro, Leonardo Marino, che è quello che ha confessato l'omicidio. Più difficile gli altri che non lo chiedono e non lo vogliono. Però io penso che non ha importanza. Uno può fare un cammino spirituale di perdono individuale, personale, dentro di sé, con la propria coscienza. Ecco, io sono riuscita a perdonare Leonardo Marino. Non desidero il male degli altri, non li odio, e adesso riesco anche a pregare per loro. Spero di riuscire un giorno, più vicino possibile, mi auguro, di portarli con me quando farò da fare la comunione. Questo è il mio obiettivo, perché comunione lo dice la parola, è stare insieme e condividere. Io penso che il perdono sia questo. E poi penso che perdono, sappiate che non si può dare subito, perché bisogna essere sinceri con se stessi, non si può varare. Il perdono non si dà con la mente e non si dà con le parole. Si dà solo col cuore. Io, leggendo, in attesa che poi ci incontrassimo, arrivassimo a questa sera, ecco, ho saputo che appunto ha avuto un'esperienza al carcere di Padova. Ecco, che cosa ci può dire di questa sua esperienza nel carcere di Padova? 2 anni fa sono stata invitata al carcere di Padova. È un carcere sperimentale. E il braccio nel quale io sono stata invitata sono tutte persone con pene molto pesanti, perché sono tutti assassini. C'era una giornata di festa, perché c'era una persona che riceveva il battesimo, una che riceveva la comunione e una la cresima. E quindi avevano aperto questo carcere, questo braccio, questo settore. Intanto questo carcere ha questa esperienza bellissima del lavoro, i carcerati lavorano, e vi assicuro che ho sentito una dignità nel raccontare il loro lavoro, una passione, un coinvolgimento che raramente si sente. Loro erano felici di alzarsi al mattino per andare a lavorare, anche se percorrevano pochi metri, però si sentivano utili, sentivano che condividevano con gli altri delle cose, sentivano che avevano, era come un ponte verso l'esterno. Loro assemblavano biciclette, facevano delle valigie di un'importante marca italiana, facevano un catering per l'esterno, la mensa per loro interna, fanno dei panettoni, tra l'altro c'è la pasticceria, panettoni buonissimi, e poi hanno un call center per l'ASL di zona. Ecco, loro ci hanno raccontato e spiegato il loro lavoro in un modo da rimanere incantati, sembrava che parlassero di chissà cosa. E poi io mi sono soffermata a parlare con queste persone che hanno ricevuto i sacramenti. Uno di loro aveva perfino ucciso 3 volte. E ho fatto una scoperta, che adesso che ve la racconto voi direte, beh, dovevi saperlo. Allora io per tanto tempo ho pensato, Dio corre in aiuto delle persone che soffrono, delle persone vittime,
di chi ha avuto un'ingiustizia. E non avevo mai pensato di io correre in aiuto degli altri, di coloro che hanno procurato il male alle vittime. Ecco, io parlando con loro ho scoperto che quell'incontro che ho fatto io con Dio sul divano, uguale l'avevano fatto anche loro. Vi assicuro che mi ha sconvolto la vita, nel senso che improvvisamente mi si è aperta una luce. Ho detto, ma cioè loro soffrivano tantissimo per il male arrecato a quelle famiglie, a quelle persone. Pregavano per quelle famiglie, per quelle persone. E si preparavano, dicevano, è giusto che noi rimaniamo qua, è giusta la nostra pena. Ma erano sereni perché avevano incontrato Dio. Quindi loro facevano un cammino per chiedere perdono, mentre io faccio un cammino per dare il perdono. E quindi non si può altro che incontrarsi. Ecco, vi assicuro, mi ha cambiato la vita. Ho visto il mondo in un altro modo. E ho capito che Dio è veramente un Padre misericordioso. E per fortuna va veramente da tutti. Naturalmente c'è chi saprà rispondere subito, c'è chi ha bisogno di tempi lunghi, forse Dio ad altri dovrà bussare per tanto tempo, non lo so, non sta a noi giudicare, solo Dio sa che cosa ha ognuno di noi nel cuore e che sofferenza ha. E quindi io ho visto veramente in un modo diverso anche le persone che hanno ucciso mio marito. Ecco, io mi scuso prima di andare avanti con voi, perché questa sera, forse sì, anche dal tono della voce, in genere Don Filippo mi riprende sempre perché c'è un tono di voce basso, ma ecco, stare vicino alla signora Gemma per me è un'emozione molto forte, anche perché il marito, Luigi Calabresi, era un commissario di polizia, io sono figlio di un commissario di polizia che diverse volte si è trovato in difficoltà. A lui comunque sicuramente è andata meglio, perché mio padre è morto naturalmente. Ecco, per cui mi scuso, perché non sempre riesco a essere, diciamo, un po' distaccato, che è importante in queste cose esserlo. Allora, ecco, diciamo, con l'esperienza del carcere di Padova, ecco, insieme alla Gemma, e poi era una cosa che mi aveva colpito anche a me, l'abbiamo inserita in questo momento perché, come giustamente aveva detto la signora Capra, da una parte c'è il percorso di chi deve perdonare e da una parte c'è il percorso di chi deve essere perdonato. Ecco, adesso vediamo qual è l'atteggiamento più fecondo di fronte alla nostra sofferenza, perché possa diventare occasione di amore verso noi stessi e verso gli altri. Ma io potrei rispondere raccontando che per me la grande ricchezza dopo la morte di Gigi sono stati gli altri. Ma per altri in questo momento non intendo la mia famiglia, i miei amici, i miei parenti. Intendo gli sconosciuti. Oggi voi, per esempio. Ho scoperto... Io prego molto la notte, perché sto sveglia parecchio. Mi sveglio molto e quindi quando mi sveglio prego. E quindi prego, di solito sento il telegiornale e poi aggiungo sempre persone per le quali pregare, perché purtroppo è talmente triste, bombe continuamente messe, guerre, rapimenti, uccisioni, e quindi io prego tanto. Era un periodo che io pregavo per una giornalista francese che era stata rapita.
e che è rimasta rapita per 3 mesi circa. Io continuavo a pregare, pregare, perché mi aveva fatto un po' impressione la sua storia. E pensavo che ormai fosse stata uccisa. Una mattina, mentre esco, sto prendendo la posta, mio figlio Mario, che è giornalista, mi chiama e mi dice: "Mamma, hanno liberato Floranza". Io mi sono messa a piangere, ma dalla gioia, nel senso che per me ormai questa giornalista francese faceva parte della mia famiglia, della mia vita. Perché a forza di pregare, io la sentivo con noi. Difatti Mario me l'ha detto subito perché sapeva di questo e ho ringraziato subito Dio. Un po' di tempo dopo vado sul lungolago di Como e sto camminando e vedo un signore che mi viene incontro a braccia aperte. E mi dice: "Che bello incontrare una cara amica, quasi una parente, che però non si è mai vista prima. Signora, capisce cosa intendo?" Io gli ho detto: "Beh, forse che lei mi ha sempre pensata, seguita." E lui dice: "Sì, io, il giorno che lei è rimasta vedova, io e mia moglie ci siamo sposati. Questa storia della sua vedovanza con i 2 bambini piccoli, incinta del terzo figlio, ci ha talmente sconvolti che abbiamo deciso di portarla con noi nel nostro matrimonio. E da allora, quest'uomo aveva la mia età, e da allora noi tutte le sere abbiamo pregato per lei." Ecco, noi ci siamo abbracciati, commossi. E io gli ho detto: "Ecco perché ce l'ho fatta. Non sono io che ce l'ho fatta." Quando mi chiedono, io dico: "Ce l'abbiamo fatta. Grazie agli altri, a tutti voi, a quella persona lì, a tutti quelli che ho incontrato per la strada, al supermercato, sulla metropolitana, una stretta di mano, una carezza, una pacca sulla spalla. Signora, la penso, signora, prego per lei." Poi c'è anche chi mi dice: "Signora, non li perdoni, perché c'è anche questo." Però senti che è affetto. Ecco, io ho sentito nelle persone come anche voi che volete sapere, volete conoscere, volete ricordare attraverso la mia testimonianza Luigi Calabresi, ecco, una forza incredibile. Per me questa è la comunione. Si parla di comunione tra i santi, ma anche questa, la comunione tra di noi, è la preghiera. Solo che di solito la preghiera noi la sentiamo un po' arida, un po' lontana. Invece no, io mi sono data questa spiegazione. Quando Gesù dice: "Bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato", intende questo, che noi preghiamo per gli altri. Lui vuole che siamo noi a chiedere per gli altri. E io vi garantisco che questa forza non avrei potuto averla. Questo cammino non avrei potuto farlo senza tutti voi e senza tutte le preghiere che sono state fatte per me. E io nel tempo continuo a trovare gente che mi dice: "Ho pregato per lei." Sono stata in Svizzera un mese fa a fare una testimonianza. Alla fine di questa testimonianza è arrivata una signora che mi dice: "Io abitavo nella sua stessa casa quando hanno ucciso suo marito." La casa era fatta in quella strada, via Cherubini, la casa, poi c'era un chiostro e io abitavo dietro, per cui io non ho sentito gli spari. Lei con la mamma e papà, lei aveva 22 anni, abitava nella casa davanti, nella parte davanti. Hanno sentito gli spari. Sono corsi alla finestra e lei ha visto con la mamma Gigi per terra. Ecco, lei dice che da allora ogni tanto vede questa scena. Aveva 22 anni, è rimasta pietrificata alla finestra, incapace di venire via. Poi la mamma l'ha strattonata, le
Gli ha detto: vieni via, vieni qui perché dobbiamo pregare per loro. E ha detto che lì nel soggiorno, intanto c'erano le sirene, arrivava la polizia, le ambulanze, eccetera, loro ad alta voce, lei e la mamma, hanno pregato per noi. Ecco, pensate che io non sapevo ancora che mio marito fosse stato ucciso e c'era già chi pregava per me e i miei figli. Ecco perché su quel divano ho incontrato subito Dio. E questa è una cosa che mi dà tanta forza. Ma dobbiamo essere convinte e crederci e pregare sempre per gli altri e chiedere agli altri di pregare per noi quando abbiamo bisogno, perché Dio ascolta. E qui penso che questa sia la grande ricchezza, la cosa, proprio sentirsi uniti, sentirsi in comunione. E questa è la strada. Sì, lo penso anch'io. Ecco, per esempio, una cosa che ne parlavamo con la Gemma mentre venivamo qui a Gerenzano. Ecco, quando è stato proclamato Habemus Papam, penso che in quel momento eravamo tutti davanti alla televisione, è stata un'emozione intensa, ecco, è stata una condivisione. Che cosa c'è di più bello? Ecco, l'espressione della fede è condividere insieme. Ecco. E di quelle preghiere dette insieme al Papa subito, una cosa bellissima secondo me. È stato... Ecco, ma questa fede di cui stiamo parlando, questo perdono, ma soprattutto questa fede, quanto è inciso? Anche se sembrano domande banali, però ci aiutano poi a capire, fanno parte anche della vita che affrontiamo noi, anche se nel caso della Gemma è partita da una situazione ben diversa. Il dono della fede, quanto ha inciso nell'educazione dei suoi tre figli, Luigi, Mario e Paolo? Da subito ho deciso che avrei dato loro la gioia di vivere che avevo ricevuto io dalla mia famiglia. Non li avrei educati nella cultura dell'odio e del rancore, tantomeno della vendetta, ma non era una parola che faceva parte del mio dizionario. A casa mia la parola vendetta non si usava. Il rancore ti divora tutto, non ti permette più di vedere quello che ci sarà ancora di bello nella vita. Il rancore ti toglie la possibilità di sorridere, ti alzi al mattino e sei arrabbiato, hai l'odio dentro, ti divora tutto, non ti fa vedere i figli che crescono, le loro scoperte, non ti fa più, non sei disponibile per una nuova amicizia, non gioisci più di un bel paesaggio, di un panorama. Fai vincere ogni giorno la cultura della morte. Per noi sarebbe senz'altro stata una tragedia in più. La rabbia, l'aggressività, l'odio, il rancore, con questi sentimenti non si costruisce, non si va da nessuna parte. Io piano piano poi ho cercato di recuperare la quotidianità, i gesti di ogni giorno con i miei figli, portarli ai giardini, allo scivolo, alle giostre, a fare la spesa con me. Poi piano piano ho recuperato lo stare di nuovo insieme a tavola, che secondo me è una cosa importantissima. Io vorrei dire, di solito chi cucina in casa, in famiglia, la donna, anche se avete solo 10 minuti o un quarto d'ora, non sentitelo come un peso. Fate la cosa più semplice, ma per me cucinare è un atto d'amore. Fatelo con amore, fate sentire quella cosa semplicissima che può sembrare banale, la offrite. È un modo per stimolare la convivialità, per stimolare il dialogo, lo scambio.
Io devo dire che a casa mia, a tavola, sono state sempre prese le decisioni più importanti. E un giorno Mario, tornando a casa, entrando, ha detto: "Ah, che buono, sentire il profumo di mamma mi riconcilia con la vita." Ora, lui non è assolutamente un mammone, ma neanche il mio sugo è eccezionale, normalissimo. Sicuramente è quello che c'era dietro, un sugo fatto con amore. Era il ricordo di noi a tavola, delle nostre chiacchierate, delle nostre risate, del nostro scambio. Ecco, quella è una cosa importante, quindi io ho cercato di recuperare questi riti. E soprattutto ho detto agli altri, per piacere, non sentitevi a disagio con noi, ma trattateci ancora come famiglia, perché io volevo essere famiglia con i miei figli, anche se non c'era più il papà. E devo dire che poi un'altra scelta che ho fatto nel tempo è stata quella del dialogo. Ecco, non rinunciate mai a parlare con i figli. Ci sono delle volte, ci sono quelle età difficili dell'adolescenza in cui magari sembra che non ascoltino, oppure vi contestano, o magari vi prendono anche in giro. Una volta siete troppo leggeri, un'altra volta siete troppo profondi, un'altra volta troppo spirituali, un'altra volta rompete. Non importa, date sempre, perché ci sarà un ritorno. E fate però sentire che lo fate con amore, questo sì. Io, quando è uscito il libro di Mario, Spingendo la notte più in là, non avevo letto niente, neanche una riga prima che uscisse. Sono andata quella mattina stessa a comprarlo in libreria. Faccio una parentesi perché è buffa. Arrivo in libreria, questo signore mi riconosce e io chiedo 4 copie di Spingendo la notte più in là. E lui seccato mi dice: "Eh già, se le comprano tutti la famiglia." Cioè, come se... Io non è che le volessi gratis, ovviamente. Per cui poi abbiamo patteggiato, ne ho presi due soli. No, perché poi mi ha spiegato che gliene avevano mandate solo 5 copie. E quindi lui voleva tenersele per... Dice: "Se le prende la mamma, stiamo freschi qua." È stata una cosa buffa. Beh, leggendo questo libro, io non avrei mai immaginato che mio figlio, pur essendo un ragazzo d'oro, un figlio modello, perché è sempre stato un figlio che ci ha amato, non avrei mai immaginato che lui avesse celato nel suo cuore per tanti anni tutte le raccomandazioni che io gli avevo fatto, tutti i discorsi, tutti i valori che avevo cercato di trasmettergli, le mie frasi. Lui ha scritto tutto, ha riportato tutto, dicendo che gli sono serviti e l'hanno aiutato a crescere. Quindi, da questa esperienza, mi sento di dirvi: parlate sempre con i vostri figli a qualunque costo. Ecco, ma in particolare, questa è una curiosità, l'ultimo figlio, quello che non era ancora nato, quanto ha significato nel suo cammino, ecco, di uscita dal dolore e nel suo cammino di perdono? Ha avuto un'importanza particolare, visto che è nato, cioè non era ancora nato, ecco. Sì, io ero incinta solo al terzo mese di Sì. gravidanza. Certo, non è stata una gravidanza facile, però io, quel figlio mi ha aiutato tantissimo. È come se il distacco da mio marito fosse stato più lieve, più soft. Avere lui in grembo è stato una cosa importantissima, mi ha proprio dato forza, mi ha aiutato. E poi vi devo dire una cosa che io ho sempre sentito la maternità come qualcosa di meraviglioso. Cioè, io mi sentivo più alta di 10 centimetri quando aspettavo un bambino, perché mi sembrava di partecipare alla creazione. Cioè, pensate un po', Dio che si serve di me
permettere al mondo un suo figlio che si fida di me. È una cosa di una grandezza, di una bellezza, e quindi questo mi ha dato una grande forza. E quindi io dico sempre, in qualunque condizione arrivi un figlio, è sempre un dono di Dio, bisogna prenderlo con grande gioia, grande amore. E quindi Luigi è stato per me un grande aiuto. Gli devo molto. Ed è quello che mi coccola di più, eh? Mi telefona tutti i giorni, si occupa di me. E allora si potrebbe dire che oggi è una donna serena? Una madre e una nonna felice? Anzi, direi, si potrebbe fare la domanda che si faceva Simone Azzori nel libro. Le manca qualcosa per essere felice? Penso di no. Per assurdo, non fraintendetemi, eh. Vorrei dire che se io non avessi avuto questa storia, forse non avrei fatto questo cammino, non avrei questa fede, non avrei incontrato gli altri in questo modo. Io mi sento una donna fortunata, una donna ricca dentro, ricca di amore, perché ne ho ricevuto tantissimo dagli altri. E poi ho avuto tanto scambio, ho sentito tutti vicini. Io devo dire proprio che avrò sofferto, perché certo non è stato sempre facile, eh? Adesso io vi dico le conquiste, però anche quando io ho dei momenti tuttora di sconforto o difficili, di tristezza o di amarezza, io ecco che attingo a quel momento di 41 anni fa su quel divano e mi dico: Gemma, ma tu lo sai, perché l'hai provato, l'hai sentito, tu sei fortunata, tu lo sai che Dio esiste. E quindi riprendo il mio cammino. Oggi questo dialogo, che comunque ho sempre con i miei figli, l'ho cominciato con i miei nipoti. Il mio nipote più grande, che ha 9 anni, 10 scusate, qualche giorno fa mi ha detto questo, non dovrei dirlo io ma ve lo racconto lo stesso perché mi vanto un po', ha detto: nonna, ma quando andrai lassù, speriamo più tardi possibile, ma chissà che feste ti faranno, ma Gesù sarà orgoglioso di te. E quindi mi ha fatto un complimento meraviglioso. Allora, abbiamo parlato di questo stato adesso di serenità della Gemma. Io volevo sapere anche un'altra cosa, visto che in fondo si interseca con il perdono, ma è un'altra virtù diversa, la pazienza. Che cosa significa esercitare la virtù della pazienza? Beh, la pazienza credo di averla esercitata in 11 anni di processo, che sono veramente un calvario, laceranti, vi assicuro, pesantissimi, difficili. Io anche lì sono stata determinata, ho detto ai miei figli: si accettano le sentenze qualunque esse siano. E così è stato. Non si manca di rispetto a nessuno e il buongiorno lo si dà anche agli imputati. La pazienza è stata la ricerca della verità, che per i figli è molto importante. E la pazienza è stata soprattutto questa. Io dicevo ai miei ragazzi: sappiate che ci vorrà tantissimo tempo e tanta pazienza, ma la figura di papà sarà senz'altro riabilitata e rimessa al posto giusto. Ma ciò potrà avvenire anche e soprattutto attraverso il nostro comportamento. E così è stato. Ci abbiamo messo 30 anni,
Però devo dire che loro mi hanno seguita in questa pazienza. E ci siamo accontentati ogni giorno del piccolo passo, della piccola conquista. E quindi penso che la pazienza sia una virtù importante. Ecco, c'è un'altra cosa che volevo chiedere e che mi sembra importante, ed è la memoria, perché adesso diciamo, vediamo un po' di collegarci alla figura di Luigi Calabresi e come sa Luigi Calabresi. Ecco, esistono diversi tipi di memoria, ma adesso, oggi, nel suo lessico familiare, com'è collocato il commissario Luigi Calabresi? Beh, esistono tanti tipi di memoria, perché c'è la memoria personale che ti affiora nei momenti più impensati, è la memoria del momento, della tragedia. Quella non è una memoria costruttiva, forse fa solo male. Non serve a nessuno, però è inevitabile, ma è qualcosa di personale. Poi esiste invece la memoria quotidiana. Allora, Gigi non è mai stato un argomento tabù a casa nostra. Si è sempre parlato di lui. Allora, papà avrebbe detto così, papà avrebbe fatto così. Papà avrebbe scelto così. Papà ci sarebbe rimasto male di questo tuo comportamento. Cioè, lui era nel quotidiano. Mio marito aveva un forte senso dell'humor, perché poi era romano, quindi aveva sempre la battuta pronta. E quindi io raccontavo a loro queste cose, questi aneddoti. E poi li ritrovo in loro. Per cui ancora oggi io dico, ecco, mi sembri papà in quell'atteggiamento. Stai facendo esattamente come lui, anche lui avrebbe fatto così. E quindi lo rivedo nel loro modo di parlare, nelle loro battute, nei loro gesti, nelle loro scelte, ma moltissimo. Ognuno in modi diversi ha dentro papà. E quindi è con noi tutti i giorni, perché fa parte della nostra vita. È un argomento, lui c'è, e mi piace pensarlo quando aveva quei pochi momenti liberi che mi faceva la crostata con la marmellata e poi con la pasta rimasta scriveva G e G, Gigi e Gemma in mezzo, e mi piace ricordarlo quando faceva la pizza. E quindi io ripeto questi, ho sempre fatto la crostata in quel modo, che era poi la ricetta della sua mamma, la pizza come la faceva lui, e poi mi piace ricordarlo quando una settimana prima di morire io avevo invitato a cena la mia maestra della scuola elementare. Prima di congedarsi lei dice a Gigi: stai attento, è un momento molto pericoloso. E lui risponde: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ecco, questo era Luigi Calabresi e mi piace ricordarlo così. E certo, anche questo ricordo è un bel gesto di amore, perché vuol dire che c'è stato appunto questo continuo amore da Gigi verso di lei, ma anche dopo verso Gigi. Allora, il 12 maggio 2004 l'allora Presidente della Repubblica Ciampi decorò il commissario Calabresi con la medaglia d'oro al merito civile alla memoria di appartenente alla Polizia di Stato vittime del terrorismo. E poi il 17 maggio 2007, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, venne posta una targa commemorativa nel luogo in cui fu ucciso, in via Cherubini. Ecco, per lei, per i suoi figli, che cosa hanno costituito questi riconoscimenti?
Ma siccome nel libro che ha scritto Mario racconta la nostra gioia, a volte alcuni mi hanno chiesto: ma avevate bisogno della medaglia? Sì, ma non eravamo noi famiglia aver bisogno di sapere chi fosse Luigi Calabresi. Noi sapevamo chi fosse, ma avevamo bisogno che finalmente, visto che lui era un funzionario di Stato, il Presidente della Repubblica, che in quell'occasione fece un bellissimo discorso e disse quanto lui fosse stato vittima di questo linciaggio, di queste calunnie, e ha chiesto scusa da parte dell'Italia a noi. Ecco, quindi capite questa qual è l'importanza? L'importanza è quella pazienza che dicevo prima e lui che è stato riabilitato dal Presidente della Repubblica, che lui che ha detto come mio marito lavorasse, perché pensate che io dopo la sua morte ho ricevuto diverse lettere di genitori che dicevano quanto lui fosse stato importante per la loro famiglia, perché quando c'erano delle manifestazioni di piazza violente, e a Milano in quell'epoca ce n'erano moltissime tutti i sabati, venivano fermati, non so, quelli che tiravano la Molotov oppure sfasciavano la vetrina o tiravano i cubetti di porfido, eccetera. E lui si fermava a parlare a lungo con questi ragazzi, spesso rimproverato dal dirigente perché ci metteva troppo tempo, perché voleva capire perché di tanta rabbia e di tanta aggressività o quello che loro cercavano. E lui parlava tantissimo con i giovani e quindi in più occasioni lui ha chiamato i genitori, genitori che non si erano resi conto del pericolo che correvano i loro figli, perché poi uno può fare una svolta armata come poi c'è stata in Italia. E quindi in queste lettere mi dicevano: se non fosse stato per mio marito, avremmo potuto perdere il figlio. Ecco, il Presidente della Repubblica ha detto della passione e dell'amore con cui Gigi aveva sempre lavorato. E quindi quella medaglia, che ha fatto certo piacere a noi portarcela a casa, ma diceva agli italiani chi fosse veramente Luigi Calabresi. Ecco perché era importante. Poi il Comune di Milano ha messo proprio un cipo, dove adesso c'è anche un'aiuola con tutti i fiori, dove lui è stato ucciso. La provincia di Milano ha fatto una targa nella sua sede e poi il presidente napoletano ha istituito la giornata della memoria per i morti di terrorismo, ogni Il anno il 9 maggio. 9 Sì. maggio, Ecco, sì. queste sono state cose importanti, fanno parte di quella pazienza. Abbiamo dovuto aspettare, ma è valsa la pena. E adesso vi dirò che a Milano e nell'Interland, per tutti i caduti di terrorismo, sono stati intitolati dei parchi, sono state messe le targhe nelle strade o le piazze, e per tutti. Quindi ogni mese si intitola qualcuno, perché purtroppo sono tanti. E quindi forse ecco, lo Stato allora non era pronto. Non era preparato al terrorismo. Però siamo arrivati, sempre con quella pazienza di cui parlavamo prima. Va bene, io direi che per il momento ci fermiamo qua e così vediamo se anche voi, ecco, avete delle domande da fare alla signora Gemma, che per il momento ringraziamo.